Eccoci, siamo live, dal vivo, come si dice, siamo online. Buonasera a tutti, adesso Marta dobbiamo aspettare che qualcuno si colleghi, intanto noi approfittiamo per condividere con chi desideriamo. A me appena parte la diretta, secondo me sono allergica perché mi inizia a chiudere il naso appena inizia la diretta. Andiamo da Lucia Caponetto. E vediamo se siamo già qua. Eccoci, ci siamo già. Allora, l'hai trovata la condivisione? Ce l'ho fatta, sì. Perfetto, allora condividi, lo condividiamo in un gruppo e lo condividiamo con il gruppo del baby. Libri per bambini, dai, qui. Eccoci. Tanto che aspettiamo gli occhietti, siamo a due occhietti, aspettiamo che ci salutino un po' di persone. Qua aspettiamo i commenti, così vediamo chi c'è, siamo già a tre occhietti. Questo è sempre il momento un po' più difficile, l'attesa delle persone. Oh, la Franci, la mia amica Francesca è la prima che ci saluta. Ciao Franci, benvenuta in questa puntata dove racconteremo un po' di daremo un po' di informazioni e di consigli. No, non credo che sia il termine più corretto. Diciamo che andiamo a raccontare un po' la nostra esperienza, anzi, in particolare l'esperienza della dottoressa Giaretti, e io darò il mio contributo con la fiaba e andiamo a vedere che cosa vorrete poi sapere voi. Ecco, perché poi la cosa bella è che queste dirette vogliono essere un po' interattive. Dal momento che è stato un anno molto, 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 molto difficile per i nostri bambini e sembra essere non ancora finito, vorremmo cercare di capire come poter essere di aiuto, se si può. Aspettiamo Certo, proviamo a dare un qualche punto di riflessione, sì. attimo. Sì, bravissima, è proprio Vedi. così. Qualche spunto e qualche punto di riflessione in modo da. Intanto che aspettiamo un po' di persone, io direi che potresti presentarti di nuovo un po', Marta, visto che conoscono un pochino più me e un po' meno te. Ci racconti un po' chi sei, cosa fai e intanto aspettiamo che ci raggiunga ancora qualcuno. Vai! Certo, allora io appunto mi chiamo Marta Giaretti e sono una psicologa. Mi sono poi specializzata in psicoterapia familiare, quindi appunto seguo le situazioni a volte di famiglie che attraversano momenti di difficoltà o che vogliono in qualche modo migliorare alcune situazioni che ci sono a casa o situazioni che si presentano all'interno delle coppie. E rispetto ai bambini, questa sera appunto proveremo in qualche modo a ragionare un po' insieme. Ecco, ci prendiamo questo spazio di confronto per dare qualche idea in più, magari, o semplicemente qualche spunto di riflessione ai genitori che sicuramente fanno un mestiere molto difficile e che Vero. nessuno ci insegna, tra l'altro. Quindi. No, questa è una cosa veramente, è proprio vera, eh. Io penso sempre, poi ci sono persone che diciamo che sono un po' più portate, per carità, donne più portate, così come uomini più portate. Io ogni volta che parlo della mamma penso sempre anche al papà, no? E io per esempio, che fin da bambino ho adorato i bambini, mi ricordo che il primo pannolino l'ho cambiato a 9-10 anni. Invece ci sono donne che il primo pannolino lo cambiano con il proprio figlio. Quindi alla fine è proprio vero che impari durante, no? Per quanto poi la tua mamma prova a esserti di supporto, provi, magari i congiuntivi sono importanti, a esserti di supporto, di fatto tu hai un po' di presunzione data dal fatto che il figlio è mio, me lo gestisco io. D'altra parte però è anche vero che insomma, davvero sei alle prime armi, quindi deve essere parecchio frustrante. Adesso io ho amiche che sorrideranno quando e se vedranno questa puntata, però io ho amiche che negli anni erano disperate perché il bambino non mangiava e poi erano disperate perché il bambino ha avuto il momento del solo papà e loro si sentivano escluse. Quindi io da donna senza figli ho sempre vissuto questi momenti delicati di queste mamme che devo dire sono proprio forti, ragazzi, queste mamme e i papà. E come è vero che ho notato anche sempre nella mia esperienza di amiche, di amicizie, che tendenzialmente è la mamma a cambiare il bambino, no? A meno che non ci si
ritrovi nella condizione che magari la mamma non lo fa. E allora improvvisamente i papà si improvvisano. Io parlo per ricordi, eh? Io ho ricordi di questo mio amico carissimo che a un certo punto è andato di là a cambiare il bambino perché questo bambino evidentemente aveva bisogno e lei era impegnata a fare altro. Non dico che se ne fregasse, eh? Semplicemente faceva altro. Fine della serie, uno dei due bisognerà ben che lo faccia, no? E quindi anche le cose, no? Che si fanno anche. Perché magari l'altro non lo fa, quindi la mamma sì, ma il papà è fondamentale quando la mamma banalmente fa dell'altro, perché ci sta, no? Così come fa Certo. l'addormentare, così come. Allora, siamo a 8 chiepi, io direi che possiamo entrare un po' nel vivo della nostra puntata. Allora, come vedete, ho imparato a utilizzare i banners e quindi il titolo appunto tratta il titolo che vi abbiamo proposto in questi giorni nella nostra pubblicità, la gestione della rabbia del bambino. La dottoressa Marta Giaretti ci illustrerà, ci darà un po' di informazioni rispetto a questo tema molto importante. Abbiamo stabilito delle domande. Per cui io partirei con la prima domanda, tenendo conto che poi ad un certo punto avremo la possibilità di leggere una parte di una storia di un libro molto bello che si intitola La rabbia da drago di Giovanna Loconte, che tra l'altro salutiamo tantissimo. Ciao Giovanna, non so perché con i pazienti lei è una terapeuta, quindi il fatto che questo orario insomma per lei non era l'ideale, ma avendo tanti bimbi, perché ne ha tre. Non so se la sera sarebbe stata meglio, quindi ci vedrà poi in differita, ma volevamo ringraziarla per averci dato l'opportunità di poter sfruttare e leggere il suo romanzo. Allora, partiamo con la prima domanda. Intanto dico al pubblico, saluto anche Federica, la mia amica che è arrivata, ciao Fede, intanto dico alle persone che ci stanno ascoltando che in qualunque momento, come vedete io vi vedo, potete fare delle domande e terminata la spiegazione di Marta senz'altro risponderà alle vostre domande. Quindi assolutamente sentitevi libere di chiedere quello che volete. Tanto se non lo sa, vi dice non lo so, quindi non rischiamo di fare danni. Dunque, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Perché a volte sembra che i bambini si arrabbino per cose o per motivi incomprensibili o con modi incomprensibili? Sì, è vero, a volte non riusciamo, no, a capire che cosa sta dietro un'esplosione di rabbia. Intanto partiamo dal presupposto che la rabbia, come altre emozioni di quelle, diciamo, di base, considerate, no, le primarie, le emozioni primarie, purtroppo spesso le consideriamo come negative, la tristezza, la paura, la rabbia, no? Diamo spesso una connotazione negativa e quindi a volte la tendenza è un po' quella di pensare che, insomma, andrebbero evitate, non va tanto bene esprimerle, no? E quindi bisognerebbe cercare di farle passare in fretta, superarle in fretta e stare di nuovo subito bene. In realtà questa emozione della rabbia è fondamentale, intanto è un'emozione innata, no? Quindi diciamo che la natura ci ha dotati tutti quanti, condividiamo anche con gli animali, con i mammiferi, queste emozioni di base e se ce l'ha donata in qualche modo ci sarà un motivo. E la sua funzione in qualche modo è quella di difenderci, no? Di fare in modo che questa emozione che nasce dentro di noi ci porti a proteggere noi stessi, la nostra sopravvivenza, i nostri interessi, i nostri valori, no? Poi andando a salire nella scala, diciamo, dei nostri bisogni, passiamo da cose più basiche, come la sopravvivenza, la fame, la sete, a bisogni più intellettivi anche, no? Quindi difendere una nostra idea, portare avanti un nostro pensiero. Per cui in realtà questa rabbia insomma, è anche positiva. La vediamo negativamente, probabilmente, quando è un po' sregolata, quando la esprimiamo in una maniera non tanto adeguata o che rischia di nuocere agli altri. Sicuramente la rabbia è un'emozione che può portare anche a dei comportamenti un po' problematici, può portare alla violenza, può portare a aggredire o a farci male anche a noi stessi, no? Oltre che magari agli altri.
E quindi ecco, usciamo un po' da questa connotazione, cerchiamo di entrare invece un po' nell'idea che questa emozione si può provare, si può sperimentare e possiamo aiutare i nostri bambini a sperimentarla e manifestarla nella maniera adeguata. Questo compito, ahimè, o comunque per fortuna, insomma, ce lo hanno sicuramente i genitori, le figure di riferimento, no? Che fanno un po' da filtro con quello che il bambino sperimenta e sicuramente deve imparare con la sua crescita e evoluzione a gestire, ma inizialmente non lo sa fare da solo. Allora, per capire quello che tu dicevi prima, no? Questi comportamenti un po' strani, queste esplosioni così inspiegabili, una cosa che sicuramente possiamo provare a fare, è quella di osservare. Spesso siamo immersi nelle situazioni in casa, no? Ha una vita frenetica con magari vari figli o comunque anche solo un bambino, sa benissimo che le situazioni poi si susseguono l'una con l'altra e c'è poco tempo per fermarsi effettivamente a osservare, a pensare. Però diventare degli osservatori un po' più esperti, un po' più abili nel effettivamente prestare attenzione a quello che è il comportamento del bambino. Osservare quindi quali possono essere le cause di questo comportamento. La rabbia sicuramente può avere diverse motivazioni, diverse cause. C'è la rabbia indotta da una frustrazione perché magari il bambino ha ricevuto un no o perché magari vuole qualcosa che non può ottenere. C'è la rabbia indotta magari dalla gelosia perché magari il bambino ha un fratellino, una sorellina e noi pensiamo che sicuramente sarà felice tanto quanto noi per questa cosa, ma invece dobbiamo provare a immedesimarci un po' nei suoi panni e capire quello che potrebbe invece significare per lui questa novità e quindi che potrebbe anche suscitare un'emozione di questo tipo, no? Può esserci la rabbia perché ci sono stati dei cambiamenti magari nella vita del bambino, magari ha cambiato scuola, ha cambiato casa, è cambiato qualcosa in famiglia. Quindi provare a capire e osservare le cause, il comportamento e le conseguenze, diciamo. Quindi fare un'osservazione in qualche modo un po' più strutturata, vogliamo dire così, non solo guardare le situazioni, ma proprio osservarle con attenzione. Questo ci dà la possibilità poi di capire come intervenire, no? A seconda della situazione in cui ci troviamo. Sì, c'è da dire che a volte la rabbia del bambino è un qualche cosa che deriva da sé, no? Nel senso, sempre per racconti, so per certo che ci sono ad esempio dei bambini che magari sono in camera loro, stanno giocando, e tu senti che stanno giocando da soli e improvvisamente senti che hanno uno scatto di rabbia, no? E quindi tu che sei magari in cucina a fare delle cose ti rendi conto che sta avvenendo qualche cosa e io penso la prima cosa che farei, no, in questa condizione sarebbe correre di là a vedere che cosa è successo. Poi però ho letto questo libro e ho pensato forse non è la cosa più giusta perché a volte questi bambini possono avere questo momento di crisi perché banalmente stanno giocando e non riescono a fare una cosa che stanno facendo, no? E quindi si arrabbiano, va da sé che si arrabbiano e con gli strumenti giusti che vorrei che stasera riuscissimo a dare, magari se la risolve da solo. Senza gli strumenti giusti se la risolve da solo lo stesso. Però magari rimane frustrato perché di fatto lui si rende conto di aver avuto una reazione, quando i bambini sono intelligenti, si rendono conto di aver avuto una reazione magari spropositata rispetto, magari non lo so, adesso invento, sto facendo i Lego, non riesco a mettere un pezzo e lancio i Lego, no? Io mi ci vedo da bambina a fare una roba così, poi i Lego sono per me uno strumento di tortura ancora adesso, per cui facilmente lo farei anche adesso, anzi, ricordiamoci che poi i grandi e i bambini nella gestione della rabbia non hanno tutte queste differenze, no? Ma torniamo al discorso di prima. Il bambino che invece è di là, no? Io ti ho dato la mia idea, nel senso, poi leggendo il libro capiremo meglio, ma
istintivamente un genitore fa bene ad andare di là e a dire che cosa succede, oppure dovrebbe aspettare, ascoltare come hai detto tu inizialmente e poi andare o non andare proprio? Allora, guarda, non c'è ovviamente una risposta giusta che vada bene per tutte le situazioni, perché bisogna poi capire in che contesto ci troviamo, in che situazione ci troviamo e quali sono gli strumenti, come hai detto giustamente tu, che quel bambino è riuscito a mettere, insomma, nella sua valigetta degli attrezzi, no? Quali strumenti è riuscito a maturare. E queste capacità sicuramente i bambini non le sviluppano da soli, le sviluppano all'interno della relazione con i loro genitori. Quindi sono i Certo. genitori che nella crescita, durante la crescita dei figli, fanno proprio un po' la funzione dei regolatori dell'emotività, perché il bambino quando nasce ha delle emozioni, ce l'ha fin da subito, dicevamo, sono innate, ma non ha la capacità di gestirle, non ha, ad esempio, anche proprio a livello biologico del suo piccolo cervellino in formazione. Non ha tutta quella parte sviluppata che diciamo corrisponde al pensiero razionale, al pensiero logico, che spesso a noi adulti, quando diciamo anche noi siamo riusciti a mettere degli strumenti nella nostra cassettina degli attrezzi, ci aiuta in qualche modo a mediare le emozioni che proviamo, no? A regolarle, a gestirle e in qualche modo quindi poi anche a superarle in maniera efficace. Questa cosa, questo ruolo è appunto nelle mani dei genitori finché i bimbi sono piccoli. Quindi attraverso la risposta che il genitore dà all'emozione di un bambino, il bambino impara come rispondere a sua volta alla sua propria emozione. Intanto impara a riconoscerla. Quindi è il genitore che fa da specchio, in questo caso inizialmente, no? All'emozione del bambino e gli fa capire praticamente come. Che nome dare, no? Come identificare la cosa che il bambino sta provando. Dopo aver imparato a riconoscere la sua emozione, il bambino, attraverso la relazione con il genitore e il modo che ha il genitore di rispondere a questa emozione, di accompagnarla in qualche modo, il bambino impara poi, interiorizza questi modi, no? Queste modalità. E impara a farli suoi. Quindi, sicuramente, se il genitore ha una buona capacità di ascolto, di accoglienza, di sintonizzazione con le emozioni del suo bambino, il bambino si sentirà man mano più sicuro di stare anche con le sue emozioni, no? Riuscirà pian piano a capire che cosa gli sta succedendo e che cosa può fare. Sicuramente ci sono anche delle situazioni in cui questo non avviene in maniera così fluida e quindi a volte i genitori invece danno queste risposte ai bambini che un po' li confondono, li mettono un po' in difficoltà, come ad esempio non ti devi arrabbiare, no? E il bambino a quel punto dice: caspita, sto provando qualcosa, lo sento nel mio corpo, lo sento dentro di me, però mamma o papà mi dicono che non lo devo fare. Allora lì inizia a esserci un po' di conflitto, no? Dentro la testolina del bambino, perché a quel punto, se diciamo la modalità si ripete, sarà poi forse portato a evitare quell'emozione, perché capirà che suscita nei suoi genitori, che sono ovviamente per lui la cosa più importante, il suo riferimento, suscita in qualche modo una reazione sgradevole. Magari si arrabbiano ancora più di lui, quindi gli incutono magari paura, ad esempio, può accadere questo. Oppure si rende conto che quando lui prova rabbia, i genitori lo ignorano, lo evitano, lo abbandonano, diciamo, nel suo brodo, un po', no? Come si suol dire. E a questo punto, quel bambino con questa emozione non saprà più molto bene che cosa farci, no? E quindi tenderà, in maniera ovviamente non consapevole, perché un bambino non ha poi quella consapevolezza di ragionare sopra quello che sta succedendo, tenderà a metterla da parte. Oppure, non riuscendo a regolarla, a imparare come regolarla, tenderà a viverla in maniera esplosiva e dirompente, non riuscirà proprio a controllarsi e quindi magari metterà in atto quei comportamenti poi più distruttivi che a volte ci capitano anche di vedere nei bimbi.
anche magari quando sono per strada o al parco, no? E fanno delle scenate che riteniamo così allucinanti, però chissà cosa c'è dietro, no? Quelle situazioni, chissà se questo bambino magari non potrebbe pian piano riuscire a migliorare un po' la sua conoscenza delle sue emozioni, a Infatti, migliorare il modo di stare. la cosa davvero, davvero particolare quando poi ti metti a ragionare su un concetto, no? Nel quale magari non ti eri mai soffermato prima. Cioè, viene abbastanza spontaneo dire non ti arrabbiare, no? Per consolarlo. E invece, caspita, viene fuori anche dai libri che stiamo leggendo, dall'esperienza che tu hai e che ci siamo fatti, devo dire che, cavoli, invece è proprio un modo che potrebbe far sì che questo bambino si chiuda in se stesso e che poi abbia reazioni apparentemente assurde, no? O esagerate, no? E, ci sono frasi effettivamente che possono scaturire, che possono portare a chiudersi anziché aprirsi, no? E a me ha colpito questa cosa di non ti arrabbiare, e come mi ha colpito il pensiero che si debba far uscire, cioè la rabbia è un sentimento come l'amore che deve uscire, deve essere tirato fuori, no? E la famiglia in questo caso, perché poi noi non abbiamo parlato di età di bambino, il bambino si può arrabbiare 2 anni, ha 1 anno e mezzo e fa così e magari non ha ancora la possibilità di esprimersi, no? A 6, 7, 8 anni lancia qualcosa oppure grida, no? In quel momento, se la famiglia c'è e trova il giusto, e lo troverà anche lei, la famiglia con esperienza, no? Perché abbiamo detto che non si nasce genitori, quindi si imparerà a. Spesso il background fa sì che mia mamma, quando era arrabbiata, si comportava così e istintivamente io mi comporterò così. E potrebbe essere la soluzione giusta. Invece, magari il bambino, caratterialmente, con me non c'entra un piffero, uguale a suo padre. E allora bisogna andare a cercare, no, un altro modo per prenderlo. Quindi sicuramente, sicuramente non è semplice, ma è bene star dietro a questa cosa, provarci e, come dicevamo, cosa possiamo fare noi adulti per gestire la rabbia dei bambini? Ascoltare. Osservare, come dire tu, come hai detto tu prima, esserci, no? Poi questo è stato l'anno particolare. Adesso io ho intravisto di Dad, e ho già capito Francesco giustamente dove le vuole andare a parare, perché dice lockdown, Dad, cassa integrazione con maggior coabitazione di genitori e figli, come hanno agito sul versante emotivo? Ah no, una domanda, ci chiede come hanno agito sul versante emotivo, in particolare sulla rabbia, questa coabitazione. Beh, potrei rispondere persino io che non sono psicologa, ma lascio rispondere te perché mi sembra che sia proprio una domanda perfetta per te. Ma certo, questa situazione ha portato dei cambiamenti enormi, non solo nei bambini, ma in tutti noi, quindi tutti noi abbiamo dovuto in qualche modo fronteggiare una situazione assolutamente avversa. Ecco, proprio una situazione come questa, diciamo, se vogliamo provare adesso a sfruttarla come occasione in positivo per ragionare, no? Cerchiamo sempre di trarre qualcosa di costruttivo anche dai problemi più grandi. E può essere, o sicuramente è stata, perché tutti quanti l'hanno vissuta nelle loro famiglie, un'occasione poi per vedere come si poteva gestire, no? E quindi può essere un'occasione per anche confrontarsi, per accompagnare i bambini a comprendere le frustrazioni che ci possono essere dietro a questo periodo. Quindi anche legittimando il fatto che possano essere arrabbiati a causa magari della noia, ad esempio, Certo, un'altra condizione che può, come dire, generare spesso emozioni di rabbia è quella della noia, no? Del rimanere un po' così, senza stimoli, senza. E quindi nasce un po' quel senso di tensione che probabilmente in questo periodo i bambini hanno veramente sperimentato in maniera forte e purtroppo hanno poi sfogato, lo abbiamo sentito anche dalle ricerche che ci sono state, da dei dati,
soprattutto i ragazzini già un pochettino più grandi, si sono trovati poi a sfogare questa tensione, questa rabbia anche in maniera molto disfunzionale, sono aumentate proprio le problematiche anche dal punto di vista comportamentale, psicologico nei ragazzi durante questo anno. Quindi questa può essere in qualche modo un'occasione per i genitori per, trovandosi in una situazione di cambiamento, una situazione di difficoltà, affrontare insieme ai propri figli questa cosa, no? E sicuramente i bambini vedono anche come i genitori hanno affrontato questo stesso lockdown, ad esempio, questa stessa situazione di pandemia, no? E quindi anche attraverso un po' il modellamento su quello che vedono all'esterno, loro poi apprendono delle modalità, delle strategie, quindi anche facendogli in qualche modo vedere delle modalità costruttive, propositive, sicuramente i bambini si possono sentire più sicuri nell'affrontare poi anche un problema così particolare, diciamo, così difficile. Adesso poi leggiamo un pezzo di storia per carità, perché è importante anche che torniamo poi nel nostro tema della rabbia dei bambini. C'è da dire una cosa, cioè io stavo ascoltandoti, pensavo ad una cosa, che ci sono, secondo me, siamo sempre lì, io devo riflettere sui racconti perché io figli non ne ho, però c'è da dire che questo lockdown è stato terribile sia per il bambino tendenzialmente già pigro, che ha aumentato il suo livello di pigrizia probabilmente, anzi forse all'inizio è stato anche felice, no? Che bello, non si va a scuola, che bello, non faccio niente, quindi all'inizio c'è stato un po' di, forse di, passami il termine che non è corretta, però insomma di gioia rispetto a questa cosa, no? Ma quello che ho potuto constatare è che anche bambini iperattivi hanno sofferto moltissimo inizialmente il fatto di non poter fare cose, ma poi hanno avuto una sorta di contraccolpo, no? Quindi dall'iperattività più totale, come se avessero scoperto la patia, no? E quindi i genitori di conseguenza hanno cominciato ad avere difficoltà a comprenderli, perché quando tu sei abituato che un bambino arriva a casa, si prepara in un secondo e va a calcio, e poi va a musica, e poi va possibilmente a teatro, eccetera, eccetera, magari è fin troppo oberato, ma tra il fare tutto e il fare niente si crea questo momento, no? E spesso un genitore che si riteneva essere bravo ad educare il proprio figlio perché l'ha educato agli sport, eccetera, eccetera, si ritrova questa persona che improvvisamente non ha più. Quindi, poveri genitori, ecco, al di là che loro stessi sono costretti a casa, che molti hanno perso anche il lavoro, quindi decisamente è un argomento che è veramente, 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 veramente tanto grande per poterlo, insomma, anche pensare di poterlo discutere in mezz'ora di tempo, no? Però resta che questi bambini e questi genitori a un certo punto si sono ritrovati a dover gestire delle situazioni talmente nuove, perché nessuno di noi, delle nostre generazioni, ha vissuto una pandemia così importante, quindi era tutto nuovo per tutti. E in questa condizione, gestire la rabbia del proprio bambino quando sei arrabbiato tu stesso non deve essere tanto facile, no? Esatto, Allora, assolutamente. leggiamo un po'. Allora, io vi Sì. leggo, così almeno andiamo a dare qualche consiglio ai nostri, che ci sono dei bimbi che ci stanno ascoltando, possiamo intanto già dare un po' di informazioni rispetto a questo draghetto. Allora, vi racconto, per non poter, ve lo potevo leggere tutto, ovviamente. Intanto vi faccio vedere la copertina. L'autrice è una terapeuta, si chiama Giovanna Lo Conte, Rabbia da Drago, e guardate queste meravigliose immagini, sono fatte dal figlio della terapeuta, che aveva 9 anni quando ha disegnato tutto questo libro. Quindi è veramente incredibile pensare che un bambino di 9 anni abbia fatto tutto questo, e invece sì, e si chiama Federico Gandolfi. Quindi complimenti a Federico per questi bellissimi disegni. L'editore è il Rio Editori. È la storia di questo draghetto che a un certo punto viene un po' isolato da tutti.
isolato da tutti perché è un draghetto un po' cattivello, un po' violento, un po' arrabbiato, no? E soprattutto arrabbiato sempre, cioè ogni scusa era buona per arrabbiarsi. Andava alla festa di un al compleanno di un amichetto e l'amichetto riceveva dei regali, lui magari era un po' invidioso e allora gli dava una bella soffiatina di fuoco e faceva fuori regali e torta. Oppure in altre situazioni si comportava male, i genitori preoccupati decidono di portarli dalla draghessa che abitava nelle altissime montagne, per capire che cosa potevano fare per questo povero bambino, perché chiaramente non pensiamo che il bambino sia contento di avere queste reazioni, no? Sembra che voglia fare il bambino forte, quello che nulla può, però soffrirà molto rispetto al fatto di essere isolato, insomma, quindi si scaturiscono delle reazioni secondarie che a volte sono peggiori di quelle primarie, no? Banalmente del lancio di un oggetto. Allora andiamo a vedere un po'. Quindi lo portano da questa draghessa. A mente calda e a mente fredda. Appesi nel capanno stavano dei disegni che sembravano disegnati da piccoli draghi come lui. La saggia draghessa spiegò subito a Rouge che quello era l'insegnamento a freddo. Sarebbe seguito quello a caldo salendo il monte Talbot. A freddo significava spiegare cosa si poteva fare prima che ci si arrabbiasse, quando il corpo e la mente erano ancora tranquilli e non si era verificata una situazione di tensione. Perché la mente dei draghi funzionava con due modalità. Uno di pensiero e ragionamento che capisce quando le cose vengono spiegate a parole. L'altra è quella delle emozioni, che capisce le cose se gliele mostri con immagini e facendo sentire le sensazioni di soddisfazione prima che si surriscaldi. Quando è calda, infatti, questa parte della mente non riesce più a ragionare. Rouge parve illuminarsi alle parole della draghessa. Ecco perché non riesco a mettere in pratica le cose che mi dicono i miei genitori mentre sono arrabbiato. La mia mente arrabbiata è circondata da era eccitato. Finalmente avrebbe saputo cosa fare per calmarsi e avrebbe reso i suoi genitori fieri di lui. Così iniziarono l'allenamento a freddo per prepararsi. La draghessa saggia gli fece un altro appunto. Solo ripetendo, immaginando a freddo, la mente emotiva apprende. Solo pensando più volte a cosa potresti fare quando sei tranquillo, alleni la mente a essere pronta ad affrontare la tensione nei momenti di agitazione in cui fai più fatica a ragionare. Così iniziarono a esplorare i disegni. Il primo disegno rappresentava il parlare al cuore ferito. Bene. Tutti noi abbiamo ferite piccole o grandi, spiegò la draghetta saggia. Cose che ci hanno fatto stare male quando ci arrabbiamo. Può essere che siano state toccate queste parti ferite e che esageriamo la reazione rispetto alla causa del momento. Possiamo parlare al nostro cuore con benevolenza e comprensione, dicendogli che ci dispiace che sia triste e addolorato, ma noi gli vogliamo bene lo stesso e sappiamo che è capace di tante cose buone. Possiamo abbracciarci, immaginando di circondare anche lui in questo abbraccio. Rouge si sentì di farlo subito, si abbracciò e gli sembrò di volersi già più bene. Guardarono il secondo disegno. Era rappresentato un drago che soffiava senza emettere fuoco e fumo. La draghessa, saggia, tirò fuori da un cassetto delle candele che accese. Spiegò a Rouge che poteva soffiare concentrandosi sul movimento della sua pancia. Doveva gonfiarla inspirando dal nasone e sgonfiarla espirando dalla bocca. Facendolo lentamente sarebbe uscita solo aria. Quando inizi a sentirti teso e agitato, puoi calmarti respirando così per qualche minuto. Rouge vide farla la draghessa e la imitò. Riprovò ripetendo la stessa azione sulle candele. Fu la prima volta che riuscì a spegnerle delicatamente, senza scioglierle, come aveva fatto fino ad allora. Si sentì subito più capace
sereno. Allora, prima di continuare, io farei un po' di esercizio di questa respirazione, Marta, perché non è così semplice. Perché quando tu inspiri devi buttare fuori l'aria e quando espiri la tiri dentro, no? Quindi se tu fai tre di questi respironi e cominci, fallo anche tu, ti vedo se non lo fai. Vai. Mi sento già meglio, anche se non ero arrabbiata. Crea proprio uno stato di serenità e di tranquillità. E pensate che abbiamo soltanto respirato. Provate anche voi. Quando invece la tensione e la rabbia sono già saliti, puoi fare i respiri a sbuffo per far uscire l'agitazione da dentro fino a che non senti che va meglio. E gli mostrò un terzo disegno. Un drago che sbuffava fortissimo dalla bocca, ma soltanto aria. Lo fece anche lui. Sbuffò, ma non essendo arrabbiato, gli scappò da ridere. La draghessa saggia proseguì mostrandogli diversi disegni. Alcuni ritraevano luoghi come mare o prati, altri genitori che abbracciavano piccoli draghi. Questi sono i posti sicuri, ognuno al suo. Solo pensare a questi, rifugiandosi col pensiero in quei luoghi dove si è stati bene, per un po' aiuta a tranquillizzarsi. Quale può essere il tuo luogo o ricordo che ti fa sentire sicuro? Rouge, il piccolo draghetto, pensò subito a tutte le volte che la mamma lo abbracciava o alla prima volta che aveva fatto canestro e il papà l'aveva guardato con uno sguardo pieno di orgoglio. La draghessa aveva continuato. Quando si è arrabbiati, ci sono parole che si possono dire non troppo brutte e che mentre le dici, come se fossero un urlo che diminuisce di intensità, fanno uscire la rabbia. Sono le parole sfogo protette, tipo mannaggia, accipicchia, uffa, cappero. Tu quale vorresti usare? Chiese la draghessa Rouge. E Rouge, uffa! E mentre lo diceva, con un tono decrescente, la parola usciva e già si sentiva più leggero. Vedi che sulla parete mancano dei disegni? Ti va di disegnare questo insegnamento? Rouge amava disegnare e non se lo fece ripetere due volte. Disegnò una grande bocca di drago da cui usciva una parola che iniziava con lettere giganti e che mano a mano si rimpiccioliva. Lo appesero sulla parete e Rouge si sentì orgoglioso di sé. Tanti draghetti prima di lui avevano imparato con gli stessi insegnamenti, si sentiva fiero di farne parte con il suo disegno. Quando sei arrabbiata, avresti voglia di colpire qualcosa o qualcuno, potresti muovere le zampe per aria. Così non fai male a nessuno e ti scarichi. Puoi anche sfogarti parlando a qualcuno di quello che ti ha fatto arrabbiare. Spesso è già sufficiente a stare meglio. Oppure potresti parlarti in modo utile, come quando si dicono delle cose ad un amico per aiutarlo. Quindi, dirti parole di comprensione, suggerendoti quali azioni imparare a mettere in atto. Puoi anche tenere a mente le volte passate in cui sei riuscito a gestire la rabbia e ti sei sentito capace e ricordarti che lo potresti fare ancora. Nei momenti in cui ti sembrerebbe invece impossibile e hai bisogno di credere in te per riprendere il controllo. Oppure, quando senti che stai iniziando ad agitarti, potresti fare una pausa, andando in camera tua da solo e fare una cosa tranquilla. Leggere, giocare o magari bere un goccio d'acqua per calmarti. Puoi farti abbracciare, rimanendo avvolto tra le braccia della mamma. Oppure puoi fare una cosa per scaricare la tensione, come ad esempio prendere a pugni un cuscino o scarabocchiare o disegnare l'emozione che provi in quel momento, appallottolare il foglio o farlo in tanti piccoli pezzi e poi buttarlo via. Rouge pensò a quante volte la mamma gli aveva detto di andare in camera, ma aveva paura a farlo, temendo che lei si arrabbiasse ancora di più con lui. La draghessa saggia colse subito il suo dubbio. Gli spiegò che anche ai grandi fa bene prendersi delle pause per ritornare in tranquillità. Quindi la mamma avrebbe capito il suo bisogno e lo avrebbe assecondato. Poi Rouge fu attratto da un grande termometro colorato diviso in tre livelli. La draghessa gli spiegò che quel termometro rappresentava i livelli della rabbia, piccola, media o grande. È giusto che la reazione di rabbia sia coerente con la situazione che la prova. Per cose poco importanti la rabbia è piccola, per
Per cose medie la rabbia è media, per cose importanti la rabbia è grande. Ok, rifletteva il draghetto. Se il regalo è per il compleanno di un mio amico draghetto, la rabbia è piccola e la mia reazione è piccola, tipo uffa. Se mi sorpassano nel salire sull'altalena, la rabbia è media e la mia reazione deve essere di media intensità, tipo uffa. E se mi spingono e mi fanno male, la rabbia è grande, la mia reazione è grande, tipo uffa. Oh. Ma invece di far male a quel draghetto impertinente, posso ricordarmi di sventolare le mie mani nell'aria per scaricare la rabbia che sento lì. Potresti fare un po' di salti. Se la rabbia la senti nelle gambe, suggerì la draghessa facendogli l'occhiolino. Rouge continuò a riflettere ad alta voce pensieroso. Così posso farla andare via. Potresti scegliere una delle modalità che ti ho già raccontato. O ancora potresti immaginare di vedere nella tua mente la tua emozione e di trasformarla, cambiandone forma, movimento, colore e immaginando di soffiarla fuori dal corpo. Poi potresti pensare a quale emozione più positiva e utile vorresti provare in quel momento. Potresti immaginare che sia fuori da te e infilarla dentro al corpo, dopo aver definito il colore, la forma e il movimento. Altrimenti potresti trasformare l'emozione non utile di rabbia o il soggetto della rabbia in modo divertente. Questa mi piace tantissimo. Potresti, per esempio, immaginare che abbia la forma di un vulcano dentro di te, colmo di rossa rabbia, che però esce trasformata in tante bolle di sapone colorate che scoppiano. Ma adesso, dice la draghessa, è tardi e dobbiamo andare. È bellissimo e non ve lo leggo tutto perché voglio che lo compriate, vorrei che lo compraste, voglio, non esiste neanche nel Giardino del Re, però Rabbia da Drago di Giovanna Lo Conte credo che sia uno strumento importante, A perché c'è una bella storia che non vi racconto fino alla fine in modo che la possiate godere, B perché come avete sentito ho cercato di soffermarmi su tutti i consigli che vengono dati a questo bambino, ha tantissime opportunità per gestire la sua rabbia, no? Può andare in camera sua e stare lì tranquilla per un bicchiere d'acqua, può dare del pugno a un cuscino, può trasformare in una cosa divertente l'oggetto della sua rabbia, ci sono tantissime cose che il bambino può fare, ma le può fare soltanto se la mamma o il papà ti aiuta, no? Ci sono due commenti. Respirare significa fermarsi un attimo e darsi il tempo di osservare. Giusta osservazione, Antonella Grandicelli. Brizzi Lamy dice: purtroppo nell'ambito della mia attività professionale mi è capitato frequentemente di incontrare anche corpo docente incapace di riconoscere la rabbia degli alunni e di gestirla in modo adeguato, arrivando sino a richiedere inutili esami diagnostici con conseguente etichettamento. Verissimo, verissimo. Lascio la parola a te perché questa è una favola meravigliosa, ma una domandina un po' piccante io te la devo fare. Perché noi Dimmi. parliamo tanto di bambini, ma io ti chiedo questo. E quando i bambini vedono i genitori arrabbiarsi? E quando sono in casa e vedono che i genitori magari si prendono a male parole, come posso pensare che quando lui si arrabbierà dirà uffa anziché qualcos'altro? Prego. Allora, partiamo da questa tua domanda pungente, perché sicuramente tocca un argomento molto delicato ma molto importante. Poi riprendiamo quello che hai letto nella fiaba. I bambini, soprattutto quando sono piccoli e quindi non, appunto, non, le spiegazioni non passano tanto attraverso le parole, i ragionamenti, i pensieri, imparano dai fatti, no? A volte lo diciamo anche noi ed è una grande verità, non contano tanto le parole, ma i fatti. E quindi quello che vedono, quello che possono osservare, per loro è fonte di apprendimento, anzi del più grande apprendimento direi, perché effettivamente poi dobbiamo prestare molta attenzione anche alla nostra coerenza. Se vogliamo insegnare delle strategie o comunque chiediamo al nostro bambino, al nostro figlio di gestire la rabbia in maniera adeguata, però poi facciamo fatica noi stessi. Siamo un po' in difficoltà noi per primi, no? Perché magari a nostra volta abbiamo un po' questa fragilità, che ci porta a non gestire magari nella maniera più efficace, più funzionale la rabbia. E quindi quello che poi il bambino vede comunque
è quello che anche apprende, no? Dal suo modello di riferimento. E invece, ad esempio, un bambino che vede magari i genitori che si arrabbiano perché ci mancherebbe, siamo umani e quindi può capitare che due genitori si trovino a discutere, ad avere un momento di rabbia, però poi il bambino magari vede che questo momento di rabbia viene superato in qualche modo, si può fare pace, ci si può parlare, si può spiegare come mai ci si è arrabbiati. Allora già questo è diverso, no? Rispetto a vivere una situazione non capendo come poi, ad esempio, si può andare a risolvere, no? Vedendo che i genitori magari rimangono arrabbiati, non si parlano più per giorni. Ecco, questo darà un'idea al bambino della rabbia come qualcosa magari di molto pericoloso, di molto brutto. I bambini, da quello che loro vedono, formano, no, le loro idee su come funziona il mondo, su come funzioniamo noi, sulle relazioni tra le persone. Quindi questo è da tenere ben presente, no? Perché sennò poi, appunto, diciamo magari tante cose utili, però poi ne facciamo vedere altre. E per quanto riguarda invece quello che dicevi prima, che hai letto prima, allora intanto questo libro anche a me è piaciuto tantissimo, per la storia sicuramente che è proprio carina, è proprio bella e poi appunto accompagna proprio attraverso a quello che può essere affrontare un momento di rabbia, no? Ti guida attraverso le immagini, attraverso queste metafore. Molto, molto carine che colpiscono molto, ai bambini arriva un messaggio, i bambini viaggiano molto su questi canali dell'immaginazione, della fantasia, attraverso una fiaba, attraverso un disegno, a loro arrivano dei significati molto potenti, quindi può anche essere sicuramente una strategia utile leggere insieme a loro proprio libri come questo, no? E far passare dei significati. In un momento ovviamente di tranquillità, perché appunto come vedremo adesso c'è il momento a caldo e il momento a freddo, però si può parlare, diciamo, della rabbia attraverso non magari le parole che i bambini hanno poca voglia di ascoltarle, ma attraverso delle immagini, delle metafore, dei disegni, una storia. E i momenti a caldo invece, prima diceva, no? Il draghetto rouge. I bambini, ma anche noi, quando siamo totalmente presi dalla nostra rabbia, non ragioniamo, non sentiamo, non ascoltiamo, nei bambini ancora di più, proprio perché appunto anche il loro sistema nervoso non è del tutto sviluppato e quindi la parte, diciamo, che regola le emozioni e la parte che regola il pensiero non sono perfettamente formate come possono essere quelle di un adulto. E quindi fanno fatica appunto a far intervenire il pensiero, il ragionamento in un momento di rabbia, ancora più di noi che comunque già non sempre ce la caviamo benissimo. Ok, quindi a caldo cosa si fa? Quando il bambino è completamente in preda alla rabbia, io ovviamente non ho la pretesa di insegnare niente o di dare delle regole, voglio dare degli spunti, delle così, un momento che possa essere una riflessione, poi ovviamente ognuno, a seconda della sua situazione, della conoscenza del suo bambino, fa Certo. quello che ritiene più giusto, più efficace, no? Però come dire, una delle prime cose che potremmo pensare in quei momenti è il contenimento, no? Un contenimento emotivo, per aiutare il bambino a calmarsi e ad attraversare quel momento proprio di assoluta turbolenza, durante il quale non capisce più niente e si vuole solo sfogare, no? Alcuni bambini apprezzano l'abbraccio, il contenimento fisico, no? Alcuni bambini proprio la pressione dell'abbraccio li calma, altri bambini invece no, non lo sopportano, non lo tollerano, mandano magari via, no? Dico, basta, vai via, mamma, vai via, papà. E quindi questo sta ovviamente ai genitori capire di che cosa ha bisogno in quel momento e che cosa è efficace per il loro figlio, no? Certo. Un'altra cosa a cui possiamo pensare è se il bambino sta litigando, magari, che ne so, col fratellino, con un amichetto, con la sorellina, in una stanza, nella cameretta, allora se
se proprio in quel momento è in preda alla rabbia, magari lo invitiamo a spostarsi da un'altra parte, gli facciamo cambiare ambiente, diciamo, in modo che sia al di fuori da quella situazione e riesca pian piano a calmarsi, non avendo più davanti agli occhi l'oggetto, diciamo, magari della sua rabbia, no? La persona che l'ha fatto Certo. arrabbiare. Un'altra cosa a cui possiamo pensare è non dire semplicemente no. No, tante volte quando un bambino fa un capriccio, magari si arrabbia o è frustrato per qualcosa, quindi ha questa esplosione, diciamo no. No, e poi diamo delle alternative. Esatto. Diamo delle alternative perché al no il bambino, appunto, nella sua testa potrebbe rispondere no, ma e quindi che cosa posso fare? Non posso fare questo, allora cosa posso fare? Proviamo a dare delle alternative, no? Lo sfogo, come leggevi prima nel draghetto rouge, può essere fisico. Alcuni bambini hanno bisogno di sfogarsi fisicamente, di prendere a pugni in cuscino, di prendere a pugni il letto, il divano, di saltare, di uscire magari a farsi una camminata per sfogarsi. Questo magari bimbi o i ragazzini un pochettino più grandi. Altri invece magari hanno bisogno di essere accompagnati a respirare per calmarsi, no? Quindi mettendo magari una mano sul pancino e invitarli proprio a respirare, a sentire il pancino che si gonfia e si stringe come un palloncino, aiutandoli magari anche con questa immagine e con questo respiro che pian piano li può aiutare a calmare. Di sicuro non è il momento per fare grandi discorsi, no? Per ragionare o per star lì a dire perché, per come. È il momento a caldo, la mente, il pensiero non c'è, è spento. È com'è che diceva prima Rouge, che era tutto offuscato dal fumo del suo occhio. Poi però il momento a freddo ce lo dobbiamo prendere, perché tante volte quello che si fa è, ok, è superato il momento, non ci si pensa più, no? Si lascia lì, è passato e basta, risolto il problema. E in realtà è proprio nel momento invece di calma che si possono riprendere le cose che sono successe, se ne può parlare, o si può utilizzare appunto un canale più adeguato ai bambini, che può essere il disegno, che può essere leggere una storia insieme, usare una metafora per spiegare quello che è successo. Però ci deve essere un momento un po' di accoglimento, no? Di quello che è capitato, di confronto. Quindi lasciamo che il bambino si possa esprimere senza giudicarlo, no? Senza dirgli che non andava bene arrabbiarsi per quella cosa lì, perché magari è una cosa stupida, tante volte, no? Ci scappa magari da dire: ma quella lì è una stupidaggine, perché ti sei arrabbiato per quello? Magari per il bambino nella sua testa era la cosa più importante del mondo. Allora Certo. ne capiamo che magari si è formato, si è costruito anche un'idea che può essere sbagliata, magari su una certa situazione o su una certa cosa. Possiamo invece accompagnarlo a modificare un po' quella sua idea, no? Spiegandogli magari come effettivamente può provare a vedere le cose. Si possono, diciamo, mettere in fare un piano d'azione, creare delle strategie insieme, no? Si può pensare insieme a quale strategia utilizzare quando dovesse ricapitare un episodio di rabbia, perché appunto è vero che il momento è passato, però sicuramente nella vita di ognuno poi ne potrebbero capitare degli altri. E quindi pensare insieme al proprio bambino e dire: ok, la prossima volta che ti capita di arrabbiarti, allora possiamo fare in questo o in quell'altro modo, nei modi ovviamente che avete visto che funzionano con lui, no? È il momento magari anche per dare delle regole, per spiegare ad esempio che va bene arrabbiarsi, è una cosa normale che succede a tutti, quello che non va bene magari è fare male, tirare degli oggetti addosso alle altre persone, mordere, graffiare, no? Oppure dire delle parolacce. Ecco, il momento è quello magari per soffermarsi su quelle che possono essere le regole, condividerle insieme al proprio bambino. Beh, Queste senz'altro sono io delle idee, ripeto, ecco, così degli sono esempi. delle idee, ma la cosa sorprendente, avendo letto questo libro, è rendermi conto di quanto si possa
fare anche tra noi adulti. Cioè, lasciando stare i bambini, questa pratica del pugno sul cuscino, per esempio, nella mia testa il fatto di colpire un cuscino era una forma di violenza che nella mia testa non va fatta. Cioè, nel momento di rabbia, tirare un pugno a me personalmente poteva sembrare diseducativo, no? Invece è uno strumento utile. Per magari non il fratellino, ma il cuscino, magari evitiamo animali e persone, e quindi sfogare la propria rabbia su qualche cosa di inanimato effettivamente può essere utile. Adesso, normalmente nelle palestre ci si sfoga, no? Con il sacco piuttosto che con queste cose qui, però quando vai in palestra non sei arrabbiato, vai a fare attività fisica, no? Il fatto di avere giusto un sacco o un cuscino a casa mi permetterà di sfogare la mia ira d'ora in avanti in questo modo, cosa alla quale davvero non avevo pensato. Così come un'altra cosa che mi ha fatto ragionare, che l'ho già detto qualche volta perché mi ha colpito, il fatto di ridicolizzare la cosa che mi ha fatto arrabbiare. Devo dire che nella mia vita ogni tanto con il fidanzato piuttosto che con la mamma, eccetera, mi è capitato, ma rispetto all'ira dell'altro, cioè magari mi accorgo che è talmente spropositata la reazione di rabbia rispetto ad una cosa che effettivamente mi viene da ridere. E dall'altra parte mi è capitato che come risposta mi arrivasse la risata. Perché forse in questa esplosione di rabbia c'è, parlando tra adulti, c'è la consapevolezza di aver esagerato, secondo me. Perché il livello piccolo, medio, grande di rabbia è qualcosa che dovrebbe riguardare tanto anche noi. Invece, magari noi che abbiamo nell'arco della giornata tanti motivi per innervosirci, a un certo punto reagiamo a una rabbia che doveva essere nel nostro termometro piccola in modo grande. Ma forse dentro di noi sappiamo di aver esagerato, no? E allora è il momento di, come si dice, insomma, che non vuoi far vedere che hai capito, no? E quindi no, sei orgoglioso, ecco, è il momento dell'orgoglio che ti impedisce di farti una risata su. Però, ragionando sui discorsi che abbiamo fatto questa sera, secondo me potrebbe davvero diventare un esercizio anche per i grandi, no? E di conseguenza, Assolutamente. i bambini che cosa vedono? Vedono la mamma che anziché dire le parolacce magari dice uffa in quel modo lì e il bambino sorriderà, perché poi sono dei ripetitori incredibili i bambini, no? Cioè, a partire da 1 anno e mezzo, 2 anni, le prime parole che dicono se non sono mamma e papà, ma sono sicuramente le parole che sentono più spesso dire in casa. Quindi è fondamentale che i genitori siano attenti e laddove non riescono a stare attenti, magari provare a ragionare su una di queste cose, così come un'altra cosa che mi ha colpito di questa lettura è il verbo contenere. Il fatto di, cioè, nel verbo c'è tutto, c'è proprio tutto in questa parola. Sì, i genitori sono proprio il contenitore delle emozioni dei loro bambini. Finché i bambini non sono abbastanza grandicelli e diventano autonomi nella gestione delle loro emozioni. E voi genitori, cari miei, fate proprio da contenitore, fate proprio da contenitore. E quindi come contenitore, ecco, un'altra cosa che può essere importante per i genitori è quella di accogliere senza partire da quella che è la propria visione delle cose, no? Perché chiaramente ognuno di noi ha un suo modo di vedere le cose, di vedere le situazioni, di vedere le emozioni e i comportamenti che ci suscitano queste emozioni. Però se noi osserviamo un bambino che ha una certa reazione sulla base di una nostra credenza, di una nostra idea, di una nostra convinzione, noi in realtà non stiamo in qualche modo cercando di capire quello che sta succedendo a quel Certo. bambino, ma stiamo osservando già con una nostra lente di osservazione, già con una nostra interpretazione nello sguardo, no? E quindi questo ci farà perdere in realtà molte informazioni che potrebbero essere importanti. Quindi provate proprio a sintonizzarvi un po', no? Su quello che invece potrebbe essere in quel momento il vissuto del bambino, per provare a capirlo e poi aiutarlo
a gestirlo, no? Insieme a lui. Poi non è altro che l'immedesimazione anche, no? Cioè, provare a ragionare in quel frangente, adesso nel libro si parla di mettersi nella scarpa del bambino piuttosto che mettersi nella scarpa dell'adulto, no? E anche questo è un esempio calzante. No, però in effetti è vero che è più facile che il bambino faccia l'adulto rispetto, no? Cioè che il bambino si metta nei panni dell'adulto, magari volendolo anche scimmiottare un po', a volte ci prende anche, che viceversa, no? Io a volte sento dire, ma questo papà e figlio oppure mamma e figlio litigano come se fossero fratelli, invece la mamma, no, cioè non puoi litigare con tuo figlio come se fosse un tuo amico, come se fosse tuo fratello. E questa cosa, devo dire, che nelle nostre generazioni si sente molto di più, no? Diciamo che la severità che io non ho vissuto, quindi devo parlare di generazioni precedenti perché non posso parlare dei miei genitori in questo modo, però esistevano famiglie dove davvero il ruolo genitoriale era davvero austero e severo, forse anche fin troppo, no? Probabilmente adesso siamo dall'altra parte, siamo arrivati un po' troppo dall'altra parte e c'è un mondo dietro a questo, no? Sei fantastica perché sono già due o tre cose che hai tirate fuori che sembri veramente sistemica, come com'è la mia formazione. Prima hai parlato di quello che noi chiamiamo il trasmettere i modelli a livello trigenerazionale, no? Quando dicevi che noi stessi abbiamo avuto dei genitori che sicuramente ci hanno passato ad una loro modalità e quindi noi a nostra volta poi la passiamo in qualche modo ai nostri figli. E adesso questo discorso dei ruoli, chiaramente è vero che un tempo il modello era molto più rigido, quindi spesso si trovavano queste famiglie con questi ruoli tra il livello genitoriale e il livello dei figli che erano definiti in maniera quasi proprio formale e irremovibile, no? E adesso il rischio è quello di andare invece un po' dall'estremo opposto dove tutti sono sullo stesso piano e siamo tutti amici e fratelli, come dicevi tu. Il ruolo rimane, sicuramente la possibilità di accogliere, di mettersi nei panni di, non preclude il fatto di ognuno rivestire e ricoprire il proprio ruolo in maniera corretta, no? Quindi il genitore rimane sul livello, sul piano del genitore e il figlio sul piano del figlio. Questo però non ci impedisce sicuramente di in qualche modo poter provare a metterci nei panni di per comprendere meglio la situazione. Certo. E devo dire che in questa società dove spesso viviamo famiglie allargate, famiglie separate, no? Ci sono tantissimi bambini che già dall'elementare hanno i genitori che non stanno più insieme. Anche questo, secondo me, non ha aiutato nella divisione dei ruoli, no? Perché poi si crea quella sorta di, diciamo, di gara, di competizione tra mamma e papà nell'accontentare magari di più il bambino, no? Allora si vuole essere più amico, voglio essere più amico io di te, no? Parliamo sempre di genitori che stanno vivendo un momento difficile della loro vita e quindi probabilmente per un attimo tornano un po' a essere infantili, no? Tornano a essere bambini anche loro, perché si ritrovano in una situazione dove gioco forza devono cavarsela. E quindi sia chi prende la decisione, sia chi la subisce, comunque ha un momento con se stesso di grande frattura, no? E spesso i bambini ne fanno un po', no? Diventano un po' le vittime inconsapevoli di queste discussioni. Potrebbe essere effettivamente, adesso magari io non pensate che io non legga quello che voi scrivete, perché io leggo tutto, però ad esempio devo leggere quello di Alessandra Scagliola, ma ho intravisto quelle di Antonella Grandicelli prima e ho visto che bene o male stavamo rispondendo alle tue domande, per quello che non ho voluto interrompere Marta, ma quanto la rabbia degli adulti espressa e alimentata oggi anche attraverso i social può influenzare il rapporto dei bambini con la gestione delle emozioni. Ecco, diciamo che non siamo arrivati a parlare di social, ma abbiamo un po' risposto nella nostra chiacchierata a questa domanda, no? È piaciuta la storia, mi fa piacere perché devo dire che Giovanna Loconte ha scritto una gran bella cosa. Ho risposto a Federica che chiedeva l'età per il libro. Quanti spunti di riflessione da questi incontri? Grazie perché ci date la possibilità di leggerci anche da adulti attraverso il ricordo dei nostri comportamenti infantili.
infantili. Alessandra Scagliola nei suoi commenti non sbaglia un colpo perché è una donna che davvero può dare spunti di riflessione a tutti noi. Un argomento davvero importante, grazie per averci dato tanti spunti di riflessione. No, grazie a voi, noi siamo arrivati oltre, siamo a 1 ora e 5 minuti, ma è chiaro che poi le cose vengono fuori chiacchierando, no? Perché io e Marta non ci prepariamo mai a queste dirette perché vogliamo che le cose vengano fuori parlando. Quindi senz'altro ci mettiamo d'accordo sulle domande, su quello che devo leggere, perché ora proprio arrivare a dire che cosa leggiamo oggi? Magari no, però Sarebbe un poi po' come troppo. vedete, no? Quasi dalla metà in poi si crea anche tra noi questa empatia che fa sì che poi io all'inizio sono un po' rigidina, mi dimentico un po' quello che sto dicendo all'inizio, però poi mi riprendo. E cerco di seguire i ragionamenti della dottoressa Giaretti. Allora, Marta, tu devi aggiungere qualche cosa rispetto a questo discorso, perché vorrei dire prima che tu dica allora, scusami, voglio dire, mi raccomando, scriveteci se ritenete di voler affrontare determinati argomenti, perché se siamo in grado, anzi, se lei è in grado, io glieli faccio affrontare. Quindi scriveteci se avete una voglia, così, voglia di trattare un argomento, noi lo troveremo senz'altro, ma ci farebbe piacere poter approfittare di voi in questo senso, quindi diteci. E adesso parla tu, Marta. Ben volentieri, questo sì, mi unisco alla tua richiesta, ben volentieri, chiaramente se sono in grado, questa volta me lo dico da sola, perché, però molto volentieri, poi sono anche curiosa di vedere quali potrebbero essere le idee. E no, non aggiungerei nient'altro se non ringraziare te, come al solito, tantissimo. Ringrazio come sempre, sai che io collaboro col centro CityMed, quindi volevo Certo. ringraziare Rossella, Caci, che insomma ci sostiene a tutte e due, poi abbiamo questa amicizia in comune, quindi È vero, ciao la Ross. salutiamo sicuramente, che sostiene queste nostre iniziative, queste nostre attività. E le cose da dire, insomma, sarebbero milioni. Quello che sento di dire è non smettete di farvi domande, di osservarvi, di osservare e di chiedervi delle cose. E io sono assolutamente a disposizione se qualcuno appunto nei commenti avesse delle altre così curiosità o domande, ben volentieri anche con messaggi in privato, se posso Come? rispondere molto volentieri, perché immagino che poi gli argomenti potrebbero essere veramente tanti rispetto alla gestione della rabbia. Ok, Bene, quindi allora io niente. chiuderei con una frase che secondo me è molto importante. La rabbia va ascoltata, non va cancellata. Io chiuderei la puntata con questa frase che secondo me è fondamentale. È importante dare spazio alla rabbia quanto è importante dare spazio all'amore perché entrambi i sentimenti come tali devono essere affrontati e gestiti con maturità da parte degli adulti e con curiosità da parte dei bambini. Quindi grazie Marta per questa meravigliosa puntata, bravissime tutte e due, un'ora volata e molto molto interessante, grazie. Bene, Francesca, mi fa molto piacere che tu abbia apprezzato e ci Grazie. vediamo. Tra un mese, direi, Marta, poi ci mettiamo d'accordo sull'argomento della prossima puntata, a meno che qualcuno di voi non ci dia qualche consiglio. Noi siamo in attesa. Grazie, vi chiedo la cortesia di condividere questa serata. Quindi condividete la parola, ma condividetela anche con un click, in modo che più persone possibile possano avere l'opportunità di ascoltare questa interessante diciamo serata dove abbiamo trattato tanti temi importanti e ricordiamoci che i bambini sono il nostro futuro e quindi è il loro futuro e quindi è bene che l'attenzione nei loro confronti sia sempre altissima. Ciao, grazie Marta. Grazie mille. Ciao, a presto.